Ai confini tra il Lazio e l'Umbria sorge Sipicciano, piccolo borgo, oggi facente parte del comune di Graffignano, in provincia di Viterbo, a pochi chilometri ad ovest dell'autostrada A1 Milano-Roma-Napoli, e lo svincolo di Attigliano. Durante le continue guerre fra i Guelfi ed i Ghibellini, il borgo di Sipicciano subisce la distruzione del borgo per opera delle truppe orvietane, nell'anno 1293. Successivamente passò sotto il dominio della famiglia perugina dei Baglioni, signori del locale castello. Alberto Baglioni, che risiedeva nel palazzo baronale, fu il committente degli affreschi e colui che fece realizzare tra il 1577 e il 1582 la cappella come luogo di sepoltura per i membri della sua famiglia. Oggi il palazzo è proprietà dell'Università Agraria di Sipicciano. Passato ai figli Pirro II e Federico, a causa delle ingenti spese e debiti intrapresi per portare a compimento i progetti di restauro voluti dal padre, Sipicciano fu venduto a Pietro d'Altemps di Gallese e poi riscattato da Francesco Baglioni, che lo rivendette ai Barberini. Il castello passò poi fino al 1879 alla famiglia Costaguti. Oggi siamo qui per visitare la chiesa sconsacrata di Santa Maria Assunta in Cielo, al cui interno conserva la cappella Baglioni con affreschi del XVI secolo. Alberto Baglioni chiamò a decorare la cappella un artista rimasto ancora ignoto, al quale venne chiesto di realizzare un ciclo di affreschi dedicati alla vita di San Francesco d'Assisi. La facciata, molto semplice, presenta un portale di ingresso in stile rinascimentale e un rosone gotico. Lungo la navata erano presenti numerosi affreschi, in gran parte perduti. La chiesa fu abbandonata nel 1961 ed oggi ospita mostre di vario genere. A partire dal quinto minuto di registrazione video, e più precisamente dal momento in cui ci siamo recati all'interno della cappella Baglioni, l'audio presenta delle strane voci di sottofondo, completamente assenti in fase di ripresa. Oggi siamo qui per visitare la chiesa sconsacrata di Santa Maria Assunta in Cielo, al cui interno conserva la cappella Baglioni con affreschi del XVI secolo. Alberto Baglioni chiamò a decorare la cappella un artista rimasto ancora ignoto, al quale venne chiesto di realizzare un ciclo di affreschi dedicati alla vita di San Francesco d'Assisi. La facciata, molto semplice, presenta un portale di ingresso in stile rinascimentale e un rosone gotico. Lungo la navata erano presenti numerosi affreschi, in gran parte perduti. La chiesa fu abbandonata nel 1961 ed oggi ospita mostre di vario genere. A partire dal quinto minuto di registrazione video, e più precisamente dal momento in cui ci siamo recati all'interno della cappella Baglioni, l'audio presenta delle strane voci di sottofondo, completamente assenti in fase di ripresa.